Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 1 giugno. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Allora, la questione fondamentale, o comunque tutti quanti i giornali parlano di questo giallo presunto tale della letterina di risposta alle richieste dell'Unione Europea, della Commissione Europea riguardo al nostro debito che è cresciuto più di quanto volessero i burocrati europei nel 2018. La prima letterina era una letterina in cui diceva che si sarebbe agito pesantemente sulle spese, tra cui anche ovviamente il reddito di cittadinanza e quota 100. La seconda invece è stata una letterina che non vale assolutamente nulla in termini ovviamente contabili, ma che non attacca, insomma, i punti fondamentali della manovra di questo governo. Tutti d'accordo e tutti contenti? Beh, insomma, fino a un certo punto, perché in realtà, voglio dire, tu rispondi a questi signori con criteri che non rispondono al loro codice, alla loro grammatica. La cosa fondamentale è un'altra, e questa non c'è governo che tenga. Il dato di ieri, cioè quello dei titoli di Stato italiani che valgono 5 anni più dei greci, cioè per comprare, per vendere, per lo Stato vendere, per comprare noi cittadini o contribuenti un titolo di Stato italiano a 5 anni, beh, insomma, noi italiani dobbiamo, per vendere i nostri titoli a 5 anni, spendere più di quanto debba fare la Grecia. Sono due paesi incommensurabili, uno ha un'economia che vale più o meno quella della Lombardia, ma neanche della Lombardia, di qualche regione italiana, l'altra è una grande potenza economica. Eppure i nostri titoli sul mercato non vengono accettati se non a prezzi e a premi altissimi. E qui non bisogna piagnucolare, non è che c'è il complotto, non è che ci sono i cattivoni. Insomma, se questa roba qua e questa merce non riusciamo a vendere bene, possiamo anche avere la merce più bella del mondo, ma se non riusciamo a venderla, un po' come avviene, come posso dire, il volume è troppo basso, mi spiace, ma io ho il microfono, come vedete, ed è tutto quanto a posto. Centrale italiana ha detto che l'Italia è a rischio e soprattutto in funzione di un criterio che si chiama credit default swaps, che danno il senso di quanto i mercati pensano che noi abbiamo una possibilità di fallire, o comunque che noi abbiamo la possibilità di restituire il nostro debito pubblico in una valuta che sia diversa a quella dell'euro. Beh, insomma, una cosa che non funziona e che non va bene, ovviamente. Il foglio di oggi, che non è certo filo governativo, dice che la parola d'ordine di Visco ieri alle considerazioni finali è stata quella del rischio, e però c'è una cosa che dice il foglio che io non considero assolutamente legittimo, cioè legittimo ovviamente tutto, sto esagerando, non considero verosimile, cioè il punto fondamentale che dice il foglio è che il problema di questo governo non è rappresentato dal Movimento 5 Stelle e da Di Maio, ma da Salvini, cioè il vero problema di questo governo è Salvini, mentre io penso che sia esattamente il contrario. E loro circostanziano Cerasa in questo pezzo del foglio dicendo che il motivo per il quale Salvini è il vero problema di questo governo nasce dal fatto che Salvini ha un progetto politico, mentre Di Maio più o meno tira a campare. Ciao Andrea, ciao Daniela, ciao Filippo. Per il governo ci sono due opzioni. Per Repubblica la tentazione di Di Maio è di staccare la spina. Questa è l'idea di Di Maio, cioè che proprio lui vorrebbe staccare la spina. Io non so come sia possibile, però probabilmente perché immaginano che l'abbraccio alla Lega sia per loro mortale. Dall'altra, invece, gira il microfono. Qualcuno gli dice gira il microfono, fantastico. Per la verità, invece, gli ora i grallini sono per approvare la tassa piatta, addirittura, cioè la flat tax, pur e anche in deficit, pur di mantenere, grazie Michele, pur di mantenere il governo in corsa. L'altra grande storia di giornata sono i generali, perché i generali hanno fatto, 4-5 generali in pensione, hanno fatto una roba incredibile, almeno che poche volte era successo precedentemente contro un governo, cioè non si presenteranno il 2 giugno alla parata militare dove erano stati invitati Arpino, Tricarico e altri, perché dicono che non ce la fanno più con con questo pacifismo d'accatto del ministro.
Beh, che avrebbe detto delle cose incredibili, compriamo meno armi, facciamo parlare i nostri militari di pace, tutte stronzate di questo tipo. Ovviamente poi se la prendono anche sulla questione delle pensioni d'oro perché vengono considerati poco più che dei ladri dopo aver servito la patria più o meno per tanti anni. L'altra grande questione di giornata riguarda i magistrati. Vi segnalo un'intervista a Robledo che dice di essere stato fatto fuori anche da Palamara. Palamara è quel magistrato che secondo l'accusa avrebbe avuto benefici, soldi, regali per pilotare le nomine nel CSM. Belpietro oggi sulla verità che cosa ci dice? Dice che Mattarella parla di tutto, prende un po' di agenzie e vede tutte le cose di cui ho parlato recentemente, Mattarella, tranne che dell'unica cosa di cui dovrebbe parlare, di cui è presidente, e cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, dove lui dovrebbe avere un ruolo, eppure non ha detto nulla. Francesco, il solito cretino che abbiamo, la Lega ladrona peggio di Forza Italia. Emma, ciao, buongiorno, buongiorno Enrico. Per quanto riguarda invece l'altra interpretazione sulla vicenda delle toghe, la vicenda è interpretata dalla Verità che dice che si tratta tutto di una grande vendetta di Lotti che cercava di far fuori i magistrati che stavano indagando su di lui riguardo a Consip. Molto bello l'approfondimento di Giorgio Gandola oggi, sempre sulla Verità, che riguarda i possibili conflitti di interesse tra la società di produzione di cui era socio Salini, attuale amministratore delegato della RAI, e che poi evidentemente ha mollato, e Salini dice: io non ci sto a farmi mettere a che qualcuno possa discutere della mia onestà. Qui non c'è tanto di discutere della sua onestà, i leghisti hanno chiesto semplicemente in una commissione parlamentare, quella di vigilanza, che si occupa di queste cose, come è possibile che lui facesse parte prima di questa società che poi prenderà e prende appalti da Rai. Domanda più o meno legittima, pensate un po' voi, se non si può fare neanche una domanda di questo tipo, non ne facciamo nessuna, soltanto perché lui è al di sopra di ogni sospetto. Però insomma, io probabilmente lo sarà e sono sicuro che non ci sia nessun conflitto oggi esistente. L'altra questione divertente è l'intervista a Lerner, che dice: tutte le cifre, oggi mi sembra su Repubblica un taglio basso, tutte le cifre che si sono state dette del mio stipendio sono fuori di ogni realtà. Io in realtà nei 4 mesi di preparazione di questo programma prendo 69.000 euro. Adesso i 4 mesi di programmazione in programma 69.000 euro è un po' una paraculata, perché in realtà le puntate poi così funzionano i programmi, si è pagati a puntata, quindi non so, non è, però indubitabilmente rispetto alle cifre che girano in televisione, si pensi a Fazio, non si tratta di cifre incredibili. I dazi degli USA al Messico, perché dice gli Stati Uniti, ne parlano Rampini, ma secondo me molto meglio ne parla oggi Daniele Ranieri sul Foglio, sono una follia, perché gli Stati Uniti applicano dei dazi a tutte le merci del Messico del 5% se i messicani non smettono di fargli arrivare avanti i immigrati, un po' come abbiamo fatto noi, nota, mi sembra proprio Daniele Ranieri oppure qualcun altro, come abbiamo fatto noi con la Turchia, che invece di mettere i dazi gli abbiamo dato i soldi perché loro non facciano venire gli immigrati in Europa. Però tra Messico e Stati Uniti c'è uno interscambio, cioè gli Stati Uniti importano merci per 345 miliardi di dollari. Vi rendete conto voi che cosa? No, non si può, Matilde, aumentare il volume, purtroppo il collegamento, la rete, ho cercato di spiegarlo prima. Non dipende da me il volume. La giostra di Netanyahu, invece, no, Adriana, non è 69.000 euro a puntata, 69.000 euro per tutte le puntate di Lerner. La giostra di Netanyahu, invece, è il titolo dell'Avvenire, il solito manifesto comunista contro Netanyahu, gli israeliani, insomma, tutta quella, come direbbero i generali Tricarico e compagnia cantante, tutta quella paccottiglia anti-israeliana che vi potete immaginare voi sul manifesto di ieri e sull'Avvenire di oggi. La tesi è che per colpa di Netanyahu si andrà a nuove elezioni. In realtà si tratta di un sistema per il quale anche le minime minoranze vengono rappresentate in quel Parlamento ed è veramente difficile quindi governare se non con accordi. Direi che per oggi è tutto, anche perché qua la rete è un disastro, anche se il panorama è favoloso, quindi vi do appuntamento a domani e ci vediamo ovviamente sul sito nicolaporro.it. Ciao!